Lo scetticismo. Lo scetticismo è un orientamento filosofico e non una vera e propria scuola. Il termine scetticismo deriva da una parola greca che significa ricerca. Si contraddistinse dal rifiuto di un criterio di verità assoluto, un elemento che contrasta sia con Aristotele che con la scuola epicurea. Lo scetticismo esalta l'importanza del continuo mettersi in gioco e di compiere ricerche per rinnovare e per rinforzare le proprie credenze in ambito della realtà. L'atteggiamento giusto è fare poiché, cioè sospendere il giudizio. Alcuni scettici estremi interpretarono le poiché come l'invito a non proferire mai parola. Lo scetticismo si suddivise perciò in due parti, in due differenti correnti di pensiero. Lo scetticismo estremo, detto pirroniano, derivato da Pirrone, il più grande esponente, e lo scetticismo moderato, quello che non imponeva il rifiuto totale dell'espressione orale dei propri pensieri, ma solo la sua astensione. Gli scettici vennero controbattuti in due modi, in primo luogo dicendo che tutto era falso, usando un criterio di verità e contraddicendosi subito nel loro punto di partenza per la dottrina filosofica, in secondo luogo sapendo dell'esistenza di una certezza assoluta, ovvero l'esistenza degli uomini.